In questa vita terrena il Signore ci dona ogni istante per preparare ciò che saremo nell'aldilà. Nulla va disperso, però abbiamo anche noi il compito di edificare il nostro tempio spirituale con Cristo, per Cristo ed in Cristo. Anche quando siamo affranti a causa dei continui fallimenti della nostra vita spirituale, non dobbiamo perdere mai la speranza della nostra salvezza eterna. Tutti i fallimenti di cui siamo consapevoli ci fanno toccare con mano la nostra enorme fragilità, perciò essi contribuiscono a mantenerci più umili, perché l'orgoglio spirituale, di cui spesso non ce ne accorgiamo, è davvero un grosso impedimento alla vita eterna. Anche le sofferenze fisiche e psichiche sono molto preziose se unite a quelle che Cristo patì durante la sua vita terrena. Così facendo, la nostra risposta d'amore alla sua chiamata viene purificata, proprio perché il regno dei cieli viene sorretto dal vero amore, in quanto Dio è amore purissimo.